Si è tenuto oggi a Sassari un convegno sull'intelligenza generativa dedicato agli studenti. Ce ne parla nel servizio Emanuele Floris. L'intelligenza artificiale generativa e i giovani è il tema del convegno di oggi all'università che all'interno del progetto MED2 vede coinvolti i licei sassaresi di Porto Torres con l'obiettivo di capire a fondo come affrontare questo strumento. Cosa vuol dire utilizzare questi strumenti, utilizzarli in modo critico e provare anche a capire come stanno ridefinendo anche il mondo del lavoro, che sarà poi quello che li riguarderà fra qualche anno. Per intelligenza generativa si intende quella che crea testi, immagini, video su richiesta, il cui uso sta causando, soprattutto tra gli adulti, qualche timore. In realtà questi sistemi non sono intelligenti, sono semplicemente performanti e non hanno nessuna volontà di potere o di sostituzione. Quello che fanno però è aumentare il nostro raggio d'azione e questo può essere fatto in diversi modi. L'incontro di oggi serve a ragionare su questo in modo critico. Nel progetto Educare la complessità, la scuola si raffronta con questi saperi in termini di filtro. Nel momento in cui la scuola è coinvolta si deve fare in qualche maniera rendere protagonista di questi processi, non si deve lasciar sopraffare dalla complessità della nostra società, ma deve cercare di conoscere in maniera profonda i problemi e orientare gli alunni ad una maggiore conoscenza e consapevolezza.